Conurbazioni e megalopoli in Europa. La rete urbana europea è soprattutto densa nella regione centro-occidentale, dove è maggiore la concentrazione di abitanti e di attività economiche. Lo vediamo anche da questa bella immagine notturna satellitare, vedete che l'illuminazione delle grandi città, delle maggiori conurbazioni indicano un po' i centri abitati, no? I centri dove si concentra la maggiore densità di popolazione, sono proprio nella regione centro-occidentale del nostro continente. In questa vasta regione si sono sviluppate diverse conurbazioni e due megalopoli. Ma ci ricordiamo cosa significa conurbazione e megalopoli? Per conurbazione si intende diverse città e metropoli che si uniscono tra loro, inglobando tutti i centri abitati che sorgono nel mezzo. Possono avere decine di milioni di abitanti. Mentre le megalopoli si formano quando città e conurbazioni, anche se non del tutto contigue, anche se non del tutto vicine o unite, sono strettamente legate tra loro da attività e flussi di merce. Quindi sono delle città, anche se non sono realmente collegate, quindi da palazzi, industrie, lo sono idealmente, anche perché sono molto vicine, sono collegate da intensi flussi commerciali. Qui abbiamo la cartina dell'Europa, quelle che vedete colorate sono le conurbazioni e le megalopoli. Quali sono le più grandi? Allora, partendo da nord, abbiamo in giallo la conurbazione inglese, che comprende città come Leeds, Liverpool, Nottingham, Birmingham. Tutte queste città inglesi, città che nel XIX secolo furono il cuore della rivoluzione industriale. Poi abbiamo la conurbazione Randstad-Holland, cioè città anello. Sono principalmente le tre città olandesi di Utrecht, Amsterdam e Rotterdam. Amsterdam e Rotterdam, insieme ad Anversa, che è un altro grandissimo porto belga, formano il fronte porto, cioè il porto più grande, diciamo, mondiale, il numero di porti più grande mondiale, uno vicino all'altro. Poi troviamo la conurbazione renana, quella in verde acqua, che si sviluppa intorno al fiume Reno in Germania ed è la più estesa. All'interno ci sono grandi centri industriali e finanziari come Colonia, Düsseldorf, Essen, Francoforte e anche, soprattutto, un porto fluviale come Duisburg. Poi abbiamo in verde invece chiaro la conurbazione costiera mediterranea, che parte dall'area metropolitana di Barcellona e si conclude sostanzialmente nell'area metropolitana di Napoli, comprende quindi Marsiglia, Nizza, Genova. Le due invece megalopoli sono la megalopoli di Londra e la megalopoli padana, che comprende Torino, Milano, insomma, Verona, Vicenza. Abbiamo quindi anche in Italia una megalopoli perché ci sono tante città non unite realmente, ma vicine che scambiano intensi flussi commerciali l'una con l'altra. Questa vastissima regione un tempo era chiamata Banana Blu. Banana perché oggettivamente ha la forma di una banana e blu perché il blu è un po' il colore dell'Europa, come la bandiera europea. Ci sono però anche altre importanti aree metropolitane, come in Europa, come la regione dell'Île-de-France che si concentra intorno a Parigi, all'area metropolitana di Parigi. Poi c'è la rete delle città lungo il fiume Danubio, Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado.
Poi c'è la rete delle città lungo il Mar Baltico, Copenaghen, Danzica, Stoccolma, Riga, sempre Berlino. Poi l'area metropolitana di Berlino in Germania e di Varsavia in Polonia, le aree metropolitane di San Pietroburgo e Mosca in Russia e poi le aree metropolitane di Madrid e di Barcellona in Spagna. L'ultima slide evidenzia le aree metropolitane europee, dalla più grande alla più piccola. Questi sono tutti i dati statistici, la più grande è Parigi con 12 milioni di abitanti e la più piccola, in questa breve classifica, in realtà ce ne sono molte altre, è Vienna in Austria con 2 milioni e 48 mila. All'interno dei migliori 10, le 10 aree metropolitane più grandi d'Europa, ce n'è una anche italiana che è Roma con 2.873.494 abitanti.